comunque complimenti al buon maestro Gabriele che ne ha tanto ma tanto di più, cioè impressionante come... Buongiorno ragazzi, bentrovati sul canale di Hashtag Teo03. Oggi sono a Capuzzo, al Cartodromo Adriatica, in compagnia di Gabriele e Pierpaolo, che vanno a presentare in collaborazione con Emiliano degli Svalvolati, sempre presenti, un nuovo progetto, quindi la Motorbike School Puglia presenta quello che è il nuovo progetto con il noleggio e i corsi di guida. Quindi corsi di guida sportivi? Sì, sì. Corsi di guida in pista, ovviamente tutto quello che serve per migliorare le performance sia su questi piccoli mezzi che sono le pit bike e anche per migliorare, come già detto con Gabriele, le performance sulle moto grandi. Questo è il corpo, ma lo deve accettare. E aggiungerei comunque, per chi vuole venire semplicemente a divertirsi con il noleggio, ci sarà appunto la possibilità di venirsi a divertire, a fare dei turni così a noleggio per divertirsi. Quindi noleggio aperto a grandi, piccini, amati, ragazzi, se amate il mondo delle due ruote dovete venire per forza. Quindi nuova sede a Capuzzo, quindi più vicino anche per la sede di Bari, oltre ovviamente l'altra sede che è a Cassano. Va bene, adesso ragazzi ci cambiamo perché la pista non ci spaventa, la pit non ci spaventa, il freddo non ci spaventa, quindi andiamo in pista a provare questo nuovo circuito, va bene? A dopo! Buongiorno ragazzi e buon anno! Bentrovati nel primo episodio di Pit Bike Now 2022! Quindi si parte praticamente alla grandissima. Un grazie ancora a Emiliano, Pierpaolo e Gabriele per avermi invitato per lanciare quella che è la Motorbike School Puglia, quindi il nuovo sistema, anzi la nuova gestione per quanto riguarda il noleggio della sede di pista adriatica Capuzzo, dei go-kart, ovviamente un kartodromo, però dove si potrà girare, noleggiare le pit bike e in più si potrà approfittare a fare dei corsi organizzati in date prestabilite con il buon Gabriele. Quindi non ci resta che darci una sgranchita. Ragazzi, fa un freddo indescrivibile, fa proprio freddo, infatti mi sento veramente tutto intirizzito e paralizzato, infatti finché non sono salito in sella diciamo che gli arti cominciano ad andarsene leggermente per i fatti loro. Comunque volevo fare una piccola analisi della pista, che a vederla così sembrava bella piccolina, ma ragazzi è da girare coi controcazzi, perché dopo il rettilineo ci sono il curvone veloce, curva 1, ma poi ci sono tornanti e tornantini e curve strette che veramente ti spezzano le gambe. E guidare queste pit su un circuito così stretto, senza farle rallentare troppo, senza avere troppa ripartenza e senza disperdere le marce, la potenza e tutto quello che ci sta dietro, è veramente una grandissima faticaccia. Ovviamente ragazzi non siamo soli, ci ha accompagnato il buon Vito come aiutante cameraman e alle spalle abbiamo il buon Alessandro, che ovviamente è presente a tutte le pistate, non mi ricordo mai di aver girato in pista e Alessandro lo gira, quindi facciamo un grande saluto anche al piccolo Alessandro e quindi ci stiamo godendo le performance del buon maestro davanti a noi, che ha un ritmo bello serrato, io sto bello che impiccato, però non si molla mai ragazzi, lo seguiamo, vediamo che traiettorie fa, lo studiamo,
e cerchiamo di capire già da soli dove mettere le ruote per migliorare quella che è, diciamo, performance, oh, non esageriamo, però quello che è il turno appunto dove ci stiamo riscaldando. Anche perché, ragazzi, non so se si vede, ma comunque sta calando la notte e qua abbiamo la bellezza dei che temperature dei 5-7 gradi, quindi non è che navighiamo proprio nell'oro delle temperature miti e calde, anzi qua la pista è abbastanza scivolosa, infatti. Oh, doppio strike! Vai Ale! Sono caduto io, è caduto lui dietro! Ho visto l'ombra dietro! Questo è Alessandro! Due cose! O mi getta o cade! Comunque non si è fatto niente, meno male Alessandro! Grandissimo! Ha voluto farmi vedere come si tiene la pit fino all'ultimo e si è stracciato per solidarietà anche lui. Comunque è vero, fa talmente freddo che questa pista non ha per niente aderente, le pit con la gomma slick scivolano veramente tanto. Comunque, ragazzi, è vero, forzare dove varie, però sempre in sicurezza. Fortunatamente sono motine piccole, c'è cioè la scivolatina. Siamo, diciamo, abbastanza allenati, però bisogna ricordarsi di mettersi in sicurezza perché uno si può fare male anche con le cadute più sceme. Comunque, cioè, Alessandro, per solidarietà si è steso anche lui per farmi compagnia, però fortunatamente ripartiamo entrambi e il divertimento continua. Non ha per niente aderenza, ma l'anteriore è poco dire che si sente scivolare a destra e a sinistra. Ovviamente cerco di uscire tanto col corpo per compensare ed evitare di tenere piegato tanto la pit, anche se, voglio dire, non è che serve più di tanto perché perdo tanto tempo, perché la sento scivolare veramente tantissimo visto la pista che comincia a umidificarsi. Comunque complimenti al buon maestro Gabriele che ne ha tanto ma tanto di più, cioè è impressionante come i mezzi possono andare forti quando una persona conosce il mezzo, conosce la pista, diciamo ha la padronanza della tecnica e si vede la differenza magari da un amatore a, diciamo, a già qualcuno che è più esperto. Quindi veramente tanto, ma cerchiamo di stargli dietro al buon Gabriele, non lo vogliamo, cioè alla fine del rettilineo seguiamo il primo giro, lo vediamo certe volte attraversarsi col posteriore, ma comunque la riesce a tenere affrontando il piccolo tornantino verso destra e poi il tornante lungo verso sinistra. Ovviamente in fondo al piccolo rettilineo dove c'è quel piccolo zig zag che non è proprio facile da fare. E poi attenzione, ma non lo vogliamo. Ragazzi, abbiamo concluso questa bellissima giornata dove mi hanno invitato per provare queste pit bike che saranno, come vi ho già detto prima, a noleggio. Ovviamente con Gabriele e Pierpaolo ci sarà possibilità, oltre dei noleggi, quindi ci si organizzeranno dei tour misti durante la giornata, dove varie, anche dei corsi, ma come abbiamo detto, sia da pista che ovviamente per migliorare le performance sulle motografiche. Comunque, voglio ringraziare Gabriele, la motorbike Puglia, voglio ringraziare Pierpaolo e Emiliano per i degli svalvolati. Va bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ovviamente vi spoilerò che parteciperò a un corso con Gabriele per imparare ulteriori tecniche di guida su questi mezzi. Va bene? Iscrivetevi al canale. Io. Cliccate sulla campanellina, mi raccomando. Mi piace, perfetto. Ragazzi, alla prossima. Ci vediamo all'inizio dell'anno. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.